Ciao ragazzi, allora oggi come vedete mi trovo nel mio giardino di casa. Oggi abbiamo deciso di farvi vedere come si fa un'imbragatura di fortuna utilizzando una semplice corda. Io ho preso la corda più spessa che avevo perché più spessa è la corda e meno dolore sentiremo quando l'imbragatura sorreggerà il nostro peso. Quindi si prende una corda di circa 2 metri di lunghezza, si divide in due, quindi si prendono i due capi, li si unisce e si prende la sola che si formerà. Ok? Successivamente ci metteremo a cavallo dell'asola, quindi così con l'asola avanti. L'asola per il momento la mettiamo sotto la maglietta perché ci servirà dopo. Allora che facciamo? Prendiamo le due estremità che escono sotto i glutei, queste qui, e ce le portiamo avanti. Adesso prenderemo la nostra bell'asola e ci metteremo prima il capo destro dentro, dall'alto verso il basso. Quindi uno, e sia il capo sinistro, e sono due. Questa è la parte inferiore della nostra imbragatura, quindi che copre la parte inferiore dei glutei. Successivamente la andremo un po' a stringere, così che l'imbragatura è bella aderente al nostro corpo. E qui di nuovo abbiamo capo destro e capo sinistro. Cosa facciamo? Li portiamo dietro la nostra schiena, quindi così, e li incrociamo. Li incrociamo e ce li portiamo avanti. Sempre avendo capo destro e capo sinistro, adesso li mettiamo come prima dall'alto verso il basso dentro l'anello di prima. Quindi qui dall'alto verso il basso e si tira. Capo sinistro dall'alto verso il basso e si tira. Perfetto. Adesso non è completa perché innanzitutto andiamo a tendere i pezzi di corda che ci sembrano lenti, quindi ad esempio questi superiori e un po' questi inferiori. L'aderenza è molto importante ai fini di una buona comodità. Ok, una volta fatto questo, l'imbragatura è bella aderente al nostro corpo. La andremo a chiudere con un bel nodo piano. Quindi i due capi li chiudiamo con un nodo piano, uno e due. Ok. E questo sarà l'anello dove andremo ad attaccare il nostro moschettone. Oppure, ecco, io ho preparato una corda qui. Quindi è l'anello dove andrò ad infilare quest'altra corda. Quindi tac, sopra. Adesso mi sollevo un po'. Ok, e qui si può vedere che l'imbragatura è aderente sia sopra il bacino e sia sotto le gambe. In questo modo il peso è distribuito molto bene. Buona caccia, ragazzi.